Attraverso la cucina tradizionale si riscoprono le antiche magie dello stare insieme attorno ad una tavola con sapori genuini e che ti abbandonano ad un clima di autenticità e fiducia. Più che un percorso enogastronomico, prodotti e produttori a chilometro zero vuole trascinare con sé il nostro passato, riavvivandolo grazie a chef ai quali appare ancor più spontaneo preparare piatti senza ricercare gusti, affidandosi così a ingredienti naturali pugliesi. Tradizione, autenticità dei prodotti. Assolutamente rispetto, di cui quest'anno in particolare si parla tanto. Finalmente ho avuto la possibilità di riscoprire quelli che sono i profumi di questo grande vitigno pugliese che è il Negro Malo. L'iniziativa di cui si fa promotore Michele Boccardi arriva così al secondo di 10 appuntamenti, uno al mese sino a novembre, e che vede esperti, degustatori e amanti della buona cucina testare abbinamenti di piatti preparati con ingredienti di stagione a vini, tutti prodotti della cosiddetta filiera corta. Verranno degustati dei vini rossi che si accompagneranno alle varie portate di un'altra cantina biologica importante. Non far conoscere questi prodotti che molto spesso noi pugliesi appunto non conosciamo sarebbe veramente un peccato. Protagonisti dei piatti in questa seconda tappa del progetto i legumi, a cominciare dall'antipasto con cicerchie con verde e ventresca, fave spuntate con salsiccia, cipolla rossa e frigitelli fritti come primi, orecchiette terra madre, zuppa di ceci neri e fagioli tondini. Noi abbiamo pure creato ora le farine di legumi e facciamo anche la pasta con i legumi. Il cece nero è un cece con buccia, è un cece che concentra i suoi sapori in questo guscio, mentre il cece bianco è un cece con una pellicina, un cece più dolce. Piatto forte della serata, la pignata d'agnello con legumi. Un agnello buonissimo cotto in questa pignata di terracotta con tutte le verdure possibili. Ad ogni piatto abbinato un vino, a cominciare da un rosato, passando da un negro amaro per poi terminare con un primitivo, proveniente dalle terre di Mesagna, in provincia di Brindisi. I nostri vini partono da un percorso che ha sicuramente nella verità, nell'autenticità, il punto di forza, a partire dal fatto che provengono dai terreni, dai vigneti confiscati alla criminalità organizzata. Vini che sono vagamente controcorrente, ma che però, una volta degustati, possono far capire realmente com'è un negramaro, com'è un primitivo, come dovrebbe essere un rosato che ritorna alle origini e che ritrovi i capostipiti. E ritorno un attimino al cibo familiare, cibo dei nostri genitori, dei nonni. Ci hanno sempre raccontato che adesso finalmente ricominciamo a gustare. Era ora. Un'esperienza molto bella questa degli abbinamenti, stiamo scoprendo nuovi sapori, nuove cose. Now winding roads, I can get you where you need to go, 'cause I'm a country boy.